Ciao ragazzi, sono Paolo di Affiliazione Marketing e in questo video vi voglio far vedere come potete incominciare a creare il vostro primo blog, quindi sia un blog di informazioni, che sia un blog di foto oppure commerciale. In questo video appunto vi farò vedere come fare a incominciare nel giro di una mezz'oretta circa, quindi un blog che pronto dal punto di vista sia della sicurezza, dell'indicizzazione e del social sharing. Quindi partiamo dall'acquisto del dominio fino al risultato finale. Quindi, acquisto del dominio. Qua non esiste una scienza esatta, un posto esatto dove comprare il dominio oppure l'hosting. Io utilizzo Bluehost e HostGator in quanto sono molto affidabili dal punto di vista appunto della sicurezza e dell'assistenza clienti e anche molto a buon prezzo, quindi hosting americani, però non ha assolutamente nessuna importanza dove risiede il vostro hosting. L'importante è che abbia una reputazione buona appunto tra i clienti che già lo utilizzano. Quindi andando su Bluehost, ad esempio, cliccando su Get Started Now, qua possiamo scegliere varie opzioni, quella che vi consiglio è questa: per 5,95 dollari al mese avete diritto a inserire un numero illimitati di domini appunto all'interno dell'hosting e inoltre un dominio vi sarà già dato come appunto parte del pacchetto. Ok, cliccando su Select, qua possiamo scegliere il nostro dominio appunto, quello che ci viene dato gratuitamente. L'estensione.it non esiste qua, però se vogliamo un sito appunto con un'estensione.it dovremo andare a comprare il dominio da un altro repository, come esempio oneandone.it, e poi inserirlo qua. Dopodiché, dopo aver inserito il dominio, sia che usiamo Bluehost sia che usiamo HostGator, all'interno del pannello di controllo vi sono video e informazioni appunto come per spiegarvi come inserire WordPress come parte appunto del vostro sito, quindi utilizzare WordPress come content management system per gestire il vostro sito, i post, le pagine, eccetera, eccetera. Una volta fatto questo, sul nostro sito andiamo a inserire tutta una serie di plugin. Sapete bene, penso, cosa sono i plugin. Sono elementi aggiuntivi appunto al sito. Ne esistono centinaia, se non migliaia, che possiamo andare a scaricare. Quindi plugin per il social sharing, plugin per inserire video, plugin per inserire audio, musica, plugin per inserire Amazon link, eccetera, eccetera. Questi sono quelli che ho scelto, sono quelli diciamo più famosi all'interno del plugin Marketplace, sono tutti gratuiti. Questo per la sicurezza del sito, il backup del sito, il SEO, social sharing, contattami, la gestione dello spam. E per inserire il link affiliates vi do il link a ogni singolo plugin sotto il video. Quindi, se cliccate su quel link, potete andare a scaricare il plugin all'interno del vostro computer. Dopodiché, cliccando su Aggiungi nuovo plugin, possiamo caricare il plugin e inserirlo qua. Installarlo e attivarlo. Non vi dimenticate di attivare i plugin, in quanto cliccando installazione verrà installato ma non attivato. Ok? Oppure potete andare a ricercare ogni singolo nome
inserirlo qua sotto e andarlo a installarlo in questo modo, è lo stesso. Quindi per motivi di tempo ho già scaricato i plugin che mi servono, quindi andiamo a vederli un attimino velocemente. Abbiamo detto che il primo, WordFence, quindi sicurezza del sito. Qua possiamo andare cliccare lo scan appunto per vedere se ci sono dei malware, ci sono dei virus appunto che si sono inseriti all'interno del nostro sito, possono essere arrivati tramite un commento o anche uno stesso plugin che magari siamo andati a scaricare da una fonte sospetta. Quindi possiamo effettuare uno scan quando vogliamo, oppure possiamo effettuare uno scheduling che però dobbiamo comprare la versione premium per effettuare lo scheduling. Per ora non ce n'è bisogno, quindi effettuiamo lo scan ogni tanto e dovrebbe già tutto andare bene. Il backup del sito è molto importante, Draft Plus Backup. In quanto tutto può succedere, nel senso ci sono dei momenti di downtime e nonostante, e come vi ho detto, Bluehost e Hostgator anche siano molto molto stabili anche dal punto di vista del downtime, tutto può succedere. Quindi effettuando il backup del sito, la frequenza dipende dalla periodicità con la quale andate a creare i vostri post, le pagine, però direi una volta al mese, una volta ogni 2 settimane, dipende un po' da voi. E copierete appunto il sito, i dati del sito creati fino a quel momento in modo che potete accedere se dovesse succedere qualcosa di tremendo e appunto il vostro sito dovesse scomparire. Speriamo di no, però dovete prendere delle precauzioni. Il SEO, Yoast SEO, è il plugin del SEO più importante, più diffuso. E dovete assolutamente averlo appunto per preparare il sito all'indicizzazione, quindi a essere trovato facilmente da Google e dagli altri motori di ricerca per la keyword che avete scelto. Qua non c'è tanto da cambiare, specialmente agli inizi. L'unica cosa che dovete aggiornare è la home page. Quindi il titolo del template lo lasciamo così, qua dovete inserire il template del meta description. Io ho inserito questo, recensioni dei prodotti digitali più visitati sul web. Informazioni, video e tanto ancora. Questo è giusto un esempio. Salviamo le modifiche. Qua lasciamo un pochettino tutto com'è. Prossimo plugin. Social sharing. Shareolic. Quindi qua possiamo selezionare due cose. La prima è Related Promoted Content. Questo sono dei post, che appunto altri post che avete creato voi, che vi appariranno nel contesto di altri post provenienti da altre risorse, come esempio giornali e siti esterni, appunto, attraverso i quali possiamo guadagnare anche qualcosina, però per ora ci lasceremo questo elemento. Lasciamo i related and promoted content selezionato, così vediamo come funziona, però la monetizzazione che è qua sotto la lasciamo un pochettino perdere, per ora non ci serve. E poi condividi i pulsanti, quindi questi pulsanti qua non si vedono qua. Personalizziamo, quindi possiamo scegliere
quello che vogliamo, selezionarli o deselezionarli a nostro piacimento, lasciamo questi, salviamo, possiamo inserire anche questo shortcode all'interno di qualsiasi pagina, di qualsiasi post per far vedere gli stessi pulsanti. Solo in questo modo andranno al di sotto di qualsiasi post e di qualsiasi pagina, come selezionato qua. Perfetto. Contact Form 7, andiamo a creare dopo appunto per creare un modulo attraverso il quale i vostri visitatori vi possono contattare per ricevere un'informazione oppure farvi una domanda. Gestione dello spam attraverso Askimet. Askimet è un plugin che si va a inserire nel background del sito e vi aiuta a gestire i commenti spam che vi potrebbero arrivare. Diciamo, dipendentemente dalla niche nella quale operate, vi possono arrivare veramente commenti di tutti i generi che a volte non hanno proprio, anzi spesso non hanno niente a che vedere con il vostro sito, per cui dovrete filtrare. Askimet vi aiuta a fare quello. E poi link affiliate, appunto, link affiliate workshop shortcode per inserire un pulsante all'interno del vostro post per dirigere il visitatore a un sito esterno, di solito un link di affiliato. Vi faccio vedere ora poi quando creiamo il post. Perfetto, siamo quasi pronti appunto a inserire il nostro primo post. Ci sono ancora un paio di cose. Qua se vogliamo cambiare l'aspetto, ad esempio i themes, i temi, cliccando su aggiungi nuovo, possiamo veramente andare ad accedere a centinaia di temi che possiamo utilizzare al nostro piacimento. Possiamo provarli, metterli, toglierli, cambiare, possiamo fare quelli che vogliamo. Io ho scelto Montezuma, in quanto è un tema molto bello anche dal punto di vista grafico e soprattutto molto funzionale dal punto di vista della piattaforma mobile, che è molto importante oggi come oggi. Quindi lasciamo questo tema su impostazioni, clicchiamo espressioni generali, qua c'è il titolo del sito, il motto, accensione prodotti digitali, lasciamolo così. Non dimenticate di salvare le modifiche se effettuate modifiche. Andando poi su lettura, qua possiamo scegliere se avere la nostra home page con gli ultimi articoli da noi pubblicati oppure con una pagina statica che possiamo selezionare qua sotto. Lasciamo con gli ultimi articoli, non c'è bisogno di salvare. Cliccando su permalink. Andiamo a scegliere la struttura personalizzata, quindi non nome articolo, clicchiamo su struttura personalizzata per accedere a questa syntax. Salviamo le modifiche. Perfetto, dobbiamo essere pronti a scrivere il nostro primo articolo, non vi ricordate, non vi dimenticate anzi di inserire le categorie appunto alle quali dovremmo assegnare i nostri articoli, quindi ne ho create due articoli video, ne possiamo creare anche un'altra, come ad esempio informazioni, aggiungiamo una nuova categoria. Perfetto, a questo punto siamo pronti ad andare a creare il nostro post. Ora, questo qua è il nostro sito, ora praticamente non c'è niente, c'è solo la tag qua sopra e una pagina, contattami, l'unica che ho creato. Quindi andando su tutti gli articoli, clicchiamo su aggiungi nuovo e qua cominciamo a creare il nostro articolo con vari appunto elementi come galleria, foto, video, link, eccetera, eccetera. Incominciamo con scrivere il titolo. Benvenuti, questo
il mio primo articolo. Tutto quello che scrivo, tutte quante le fotografie sono tutte quante a caso, eh? Questo è giusto per farvi vedere il senso di quello che sto facendo. Allora, titolo, scegliamo un pochettino di Lorem Ipsum, giusto per popolare. Il nostro sito, tre volte direi che va bene. Pubblichiamo. Andremo a pubblicare e a fare il refresh della pagina ogni volta che facciamo un cambiamento, in modo da fare vedere come cresce il sito man mano che andiamo avanti. Ora, questo qua è il nostro primo refresh, quindi possiamo vedere il testo che abbiamo scritto, i pulsanti del short del social sharing che abbiamo attivato prima, tutti funzionanti, e il related post che vi dicevo prima. Quindi, related post, questi sono appunto parte del nostro sito, e questi invece sono dei siti esterni. Non preoccupatevi molto di questo per adesso. Ok. Ora esempio andiamo a inserire una foto, quindi aggiungiamo, chiamo esempio, queste qua sono foto che ho caricato per un sito di macchine da cucire ai quali ho lavorato in precedenza. Allora inseriamo questa foto all'interno del testo. Riproviamoci. Perfetto, quindi allineiamo la foto a sinistra, riduciamo leggermente le dimensioni, aggiorniamo, andiamo a vedere. Ecco la foto con il pulsante di condivisione su Pinterest, molto importante. Ora andiamo a inserire una galleria di foto, quindi siamo a fare alla fine del secondo paragrafo. Cliccando su Aggiungi media, clicchiamo su Crea galleria, clicchiamo su queste tre immagini, clicchiamo su Crea nuova galleria, inserisci galleria, perfetto, aggiorniamo, rinfreschiamo. Eccolo qua, quindi vedete già come incomincia a crescere il sito. Ora, se vogliamo, possiamo inserire un video, quindi inseriamolo in fondo, clicchiamo su testo e inseriamo il codice che abbiamo trovato su YouTube per appunto inserire. Inserirlo appunto all'interno di WordPress, le dimensioni sono a posto, aggiorniamo. Man mano che andate avanti, poi diventerete molto più veloci nel fare tutto questo. Eccolo qua. Col nostro video. Come ultimo elemento possiamo inserire, ad esempio, un link a un sito, a un affiliato. Quindi, per fare questo, andiamo sul visual, inseriamo a metà tra uno e l'altro, clicchiamo su shortcode, possiamo inserire tabelle, possiamo inserire un sacco di elementi che possiamo vedere qua sotto, però inseriamo un bottone. Perfetto. Qui andiamo a cambiare un paio di cose. Prendiamo esempio il nostro link di Bluehost. Torniamo sul sito.
link uguale perfetto. Qui andiamo a cambiare cedi a Bluehost per sconto hosting. Lasciamo per sconto, va? Perfetto, controlliamo, confermiamo e add shortcode. Inserito qua. Aggiorniamo. Andiamo a vedere. Ecco qua il nostro button. Completamente funzionante. Ci dirige a Bluehost. Perfetto. Qua il video di YouTube è un pochettino troppo attaccato, se non spazio. Quindi aggiorniamo. A questo punto il post è pronto. Tutto quello che dovremo fare è andare a inserire la nostra keyword nella tag. Quindi metti che andiamo a scegliere prodotti digitali, che dovrebbe essere appunto come parte del titolo, ma questo qua è soltanto un esempio. Poi andiamo a scrivere parola chiave principale in prodotti digitali, più altre keyword se andremo a mirare ad altre. E qui clicchiamo la categoria che ci interessa, quindi articoli, informazioni, video. Possiamo scegliere sia articoli che informazioni. E poi clicchiamo aggiorni. A questo punto, scusate, a questo punto il post è pronto, quindi non possiamo fare che aggiungere un altro e seguire più o meno lo stesso procedimento per appunto andare a creare tutti i post che vogliamo e anche le pagine, non solo i post. Ok. Andiamo ora a creare appunto il contact form al quale vi accennavo prima. Quindi cliccando su contatti, aggiungi nuovo, modifica il modulo di contatto 1, questa è la mia email, sbagliata, ma è la mia email, appunto, alla quale appunto arriverà il vostro messaggio, il corpo del messaggio, eccetera, eccetera, il tuo nome, la tua email, l'oggetto, il tuo messaggio e il tasto invia. Salviamo. Qua potete cambiare quello che volete. Copiamo questo shortcode, andiamo su tutte le pagine, contattami, modifica. Compilate questo modulo per mettervi in contatto con me. Inserite il code. Aggiorniamo. Andiamo sulla pagina Contattami. Perfetto. Quindi possiamo vedere, abbiamo la pagina Contattami già bella che è pronta, con le caselle nelle quali possiamo scrivere appunto il nostro messaggio che arriverà all'email che abbiamo scelto in precedenza nella sezione contatti. Perfetto. Torniamo indietro.
Quindi praticamente è quasi tutto pronto. L'unica cosa che andremo a cambiare adesso è la sidebar, la barra laterale qua. Inseriamo un paio di elementi appunto per rendere il nostro blog ancora più attraente e funzionale. Per far questo andiamo su aspetto, widget, e qua in widget possiamo inserire diversi tipi di elementi che sono diversi anche a seconda del tema che andiamo a utilizzare. Quindi, se abbiamo esempio categorie, possiamo mettere anche cerca per cercare il sito. Categorie, poi possiamo fare articoli recenti. E se vogliamo possiamo anche inserire un video di YouTube, ad esempio lo stesso video che abbiamo inserito all'interno del post. Possiamo andare a copiare e incollare qua. Consideriamo le dimensioni, non saranno più 560, ma saranno soltanto 300 facciamo 250. Salviamo. Rinfreschiamo il tutto, perfetto, quindi possiamo vedere come il nostro sito in poco più di mezz'ora è già bello, è molto funzionale appunto dal punto di vista sia dell'aspetto visivo sia del search engine optimization. Quindi, categorie, articoli, informazioni, gli articoli recenti, il video e tutto il resto. Quindi quello che dovremmo fare adesso è appunto esplorare maggiormente le capacità sia dell'inserimento dei plugin, sia proprio di quello che possiamo fare all'interno del pannello di controllo di WordPress stesso. Ci sono un sacco di opzioni che non abbiamo ricoperte, ma che andremo ad imparare man mano che andremo avanti nella nostra carriera di blogger. Però questo è in mezz'ora, potrete già avere un blog completamente funzionale che va bene già da subito e che poi logicamente potrete andare ad espandere in seguito. Quindi grazie per aver visto questo video. Scusate se è un pochettino lungo, ma c'era abbastanza da coprire e non dimenticate di lasciarmi qualche commento sotto questo video. Ok? Grazie ragazzi, ciao.